Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video leggermente diverso, diciamo, da quelli che faccio di solito. Perché? Perché vi voglio parlare nello specifico, come avrete letto dal titolo, di tre prodotti che mi hanno cambiato la pelle. Titolo altisonante, può sembrare eccessivo, in realtà non lo è. È davvero così. Vi spiego un attimo la situazione. Io non ho girato video per un pochino di tempo, sia per mancanza di tempo, sia per un altro motivo, cioè che ho avuto per alcune settimane una riacutizzazione della mia rosacea. Io, soffro di rosacea. Scusate, apro e chiudo una parentesi, però voglio dirlo ora prima di generare, diciamo, cose spiacevoli. Non sono un medico, né tantomeno un dermatologo, non voglio dare consigli di vita a nessuno, anzi, vi dico fino allo sfinimento, se avete un problema medico, consultate il vostro medico di base o un dermatologo, perché sono le persone più indicate a darvi dei consigli in questo senso, a dirvi come procedere. Io non do consigli a nessuno, vi riporto quella che è la mia personale esperienza, che è solo mia, ovviamente, perché siamo tutti diversi. Quindi vi racconto così, come se fossimo davanti a un caffè, quello che è successo a me, quello che ho fatto io, come mi sono trovata con questi prodotti. Ma ripeto, prima di prendere qualunque decisione, parlate sempre con un medico o una persona competente. Chiusa parentesi, torniamo indietro. Io ho un problema di rosacea, come stavo dicendo. Cos'è la rosacea? Non è la cuperosa, come molti pensano. Quando tu dici, oh, io soffro di rosacea, ah, quindi c'hai la cuperosa. No. Sono due cose diverse. La cuperosa è una manifestazione esterna, diciamo che si manifesta con l'arrossamento delle guance. È uno dei sintomi della rosacea, ma non è la rosacea. La rosacea è una malattia, quindi è una patologia vera e propria della pelle. Una patologia infiammatoria cronica della pelle, che vuol dire che non passa mai. È un problema che ti porti tutta la vita. Non esiste al momento una cura. Esistono dei farmaci che la tengono sotto controllo, chiaramente da assumere rigorosissimamente sotto controllo medico, e che evitano che la situazione peggiori. Ok? Non esiste una cura. Bisogna quindi mettersi in mano un dermatologo bravo ed evitare alcune cose che chiaramente tendono a peggiorare la situazione, quali possono essere sbalzi climatici, caldo, freddo, l'esposizione al sole. Quindi chi come me ha un problema di rosacea deve indossare sempre, tutto l'anno, anche il giorno di Natale, una protezione solare minimo 30. 50 sarebbe meglio. Quindi io tutto l'anno, estate, inverno, esco con la protezione solare. Cos'altro evitare? Gli alcolici? Non dico proprio evitare, certo mi rendo conto, diciamo limitare, ecco, limitare, perché chiaramente gli alcolici hanno un'azione vasodilatatrice, quindi non fanno bene a chi ha un problema come il mio. I cibi piccanti, ma ci sono teoricamente lo stress. Voi mi direte non è facile e avete ragione perché purtroppo sono tante cose che non è facile evitare. Si può cercare di contenere, ma chiaramente fanno parte della vita. Qual è il discorso? La rosacea ha un andamento, diciamo, un po' a fasi, un po' ciclico. Quindi ci sono delle fasi di parziale remissione in cui la pelle, non dico che torna normale, però grosso modo, insomma, sta decentemente. E fasi in cui c'è una riacutizzazione. Io esco appunto da una di queste fasi in cui la mia pelle era impazzita, io non sapevo più sbattere la testa, non sapevo più che prodotti utilizzare, dava di matto ogni singola cosa che ci mettevo sopra, a livello di struccanti, detergenti, sieri, creme, non sopportava nulla, un altro poco neanche l'acqua, quindi io non sapevo più che cosa metterci.
Che cosa ho fatto? Innanzitutto mi sono documentata molto su internet, quindi mi sono fatta, diciamo, una cultura sull'argomento, sempre fermo restando che resto un non medico e non dermatologo. Mi sono fatta una cultura, diciamo, un po' alla buona. E ho capito una cosa, ho scoperto una cosa che non sapevo. Lo dico perché magari può essere utile a qualcuna di voi, spero, che magari ha il mio stesso problema. C'è un ingrediente che io devo assolutamente evitare nei prodotti cosmetici, che è l'ama melis. Sulla mia pelle è veleno, cioè io se utilizzo un siero, una crema, un qualche cosa che contiene questa sostanza, la mia pelle reagisce malissimo. Stavo utilizzando in quel periodo, non lo sapevo, in totale buona fede, stavo utilizzando quasi tutti i prodotti, aiuto, a base di ama melis. Ecco perché la mia pelle ha dato i numeri. Cosa è successo? Un peggioramento della cuperosa, che ripeto è un sintomo della rosacea, non è una malattia a sé stante. E soprattutto io ho una rosacea cosiddetta papulopustolosa, che vuol dire che si formano, nel mio caso, nella zona del naso, contorno bocca, diciamo, mento, tutta questa zona qua, si formano delle papule, quindi diciamo dei brufoletti, manco tanto piccolini, dei brufoli, diciamo così, che contengono a volte anche del siero. Questo significa, detto banalmente, quindi è un qualche cosa che assomiglia molto, ma non è, assomiglia molto alla cosiddetta acne giovanile, di cui peraltro io non ho mai sofferto da ragazzina, zero, avevo una pelle immacolata. Ora che sono vecchia, c'ho la rosacea, vabbè. Comunque, diciamo, sembra da lontano una forma di acne, in realtà non è acne, è rosacea. Ero piena di queste bollicine rosse, con il pus, che peraltro sono dolorose perché chiaramente la pelle è infiammata, quindi queste bolle fanno proprio male se le si tocca. Io non sapevo più che cosa utilizzare. Perché sto facendo questa premessa? Perché io vi sto raccontando il finale del film, ma chiaramente prima di capire che tutto questo era legato all'utilizzo dell'ama melis e che dovevo utilizzare assolutamente dei prodotti che mi aiutassero a sfiammare, a lenire la pelle, io ci ho messo alcune settimane. Quando è che ho avuto il giro di boa? Quando mi sono documentata su internet e ho scoperto l'esistenza di una linea che non conoscevo, non avevo mai provato. Una linea cosmetica di un brand che probabilmente conoscete, che è Ballot Florent, un brand francese che ha una linea, diciamo, specifica, delicata, emolliente per persone che hanno una pelle iperdelicata, ipersensibile come la mia. Ho detto, dopo aver provato il mondo, la qualunque, non so quanti prodotti ho provato, ma non risolvevo nulla, anche prodotti senza ama melis, ma comunque ormai la mia pelle impazzita, proprio stava a mille, non c'era più verso di calmarla. Mi sono detta: senti, provo pure questi, vediamo se casomai ci risolvo qualche cosa. Vi posso dire che con l'utilizzo costante di questi tre prodotti io ho trovato la quadra. Vi faccio innanzitutto vedere la pelle e poi chiaramente vi faccio vedere i prodotti, perché dici tutto sto giro di parole, ma i prodotti quando ce li mostri ci arrivo, tranquilli. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la pelle. Io sono truccata adesso, ho il fondotinta, però vi posso dire che, ecco, si vedono, oddio, si vedono delle macchiette che sono praticamente il residuo di queste 3.000 papule che mi erano uscite. Questo è un brufolo, è un'altra cosa, non c'entra, non lo calcolate. Come vedete è leggermente arrossato il naso, ma una minima, 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 minimissima cosa, perché se l'avesse visto prima. E c'è un residuo, diciamo, di cicatrici di queste papulette che, grazie a Dio, però sono completamente sparite. Quindi la mia pelle è tornata a nuova vita con l'utilizzo di questi prodotti. Io ero molto a disagio in quel periodo, quindi ho evitato anche di farmi vedere in video. Stavo male con me stessa, non mi sapevo vedere in quel modo. Era una cosa che psicologicamente non accettavo.
Quindi ho preferito, diciamo, defilarmi per un pochettino di tempo, anche per questo motivo, oltre che per ragioni di poco tempo. Passo a mostrarvi i tre prodotti. Allora, i tre prodotti in questione, questi tre. Allora, innanzitutto ho preso uno struccante schiumogeno, quindi ho temporaneamente accantonato, anche se ora la sto lentamente reintroducendo, la doppia detersione oleosa più schiumosa, diciamo, e mi sono affidata ad uno struccaggio esclusivamente schiumoso. Quindi alla sera sono andata ad utilizzare questo prodotto, gel de Maquillon, ultra concentrato anti secchezza, è un gel a risciacquo. È scritto tutto in francese, chiaramente il brand, ve l'ho detto, è francese, quindi tutto in francese. È un prodotto da 50 ml di prodotto, 12 mesi di PAO. Cosa accomuna questi tre prodotti? Sono tre prodotti a base di miele. Sono molto, 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 molto delicati. Mi hanno letteralmente salvato la pelle. Sono stati gli unici che io sono riuscita ad utilizzare in quel periodo in cui la mia pelle non voleva nulla. E me l'hanno lentamente, progressivamente calmata e riportata ad uno stato di normalità. Non li ringrazierò mai abbastanza. Questo gel, che ha la consistenza, praticamente sembra miele a tutti gli effetti, ve lo faccio vedere. Non so se riuscite ad apprezzarlo dalla videocamera, ha proprio il colore ambrato del miele. È bellissimo, piacevolissimo da utilizzare. Questa è la consistenza. Aiuto. Vedete? Eccolo qua. È molto molto gradevole da utilizzare sulla pelle. È un gel al risciacquo, struccante, strucca molto 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 bene anche gli occhi, non li fa bruciare nella maniera più assoluta. Fa pochissima schiuma, quindi è molto delicato sulla pelle. Sembra non lavare. All'inizio uno dice: ma pulirà sto coso? Pulisce alla perfezione, è veramente ottimo. Io mi sono trovata stra bene. Da solo riesco ad evitare, praticamente utilizzando solo lui, riesco ad evitare l'utilizzo di un olio. Strucca pari a un olio, veramente fantastico. Non brucia minimamente gli occhi, non lascia la pelle secca nella maniera più assoluta. È un prodotto che contiene il 99% di ingredienti di origine naturale. E un'altissima concentrazione di miele. Pensate che il miele è al secondo posto dopo l'acqua, quindi rendiamoci conto. Contiene tra l'altro estratto di propoli, che come sapete è un antibiotico naturale, quindi va a sfiammare, diciamo, anche laddove c'è una piccola complicanza batterica, che spesso in caso di rosacea c'è. Un prodotto veramente ottimo, fantastico. Ne basta pochissimo. Vedete io quanto ne ho utilizzato finora? Ne basta veramente un pump e struccate felicemente tutto il viso. Dura veramente 3 vite e mezzo, fortunatamente a 12 mesi di PAO, quindi c'è tempo. Veramente un ottimo, ottimo, ottimo prodotto che vi straconsiglio. Come vi straconsiglio la mousse lavante che io utilizzo al mattino, questa qua. Io ho preso la versione baby, quindi ancora più delicata, è una mousse lavante a base di miele pensata per i bimbi, guarda, infatti c'è la pinella cucciola che si va al bagnetto, guardate, bellino pure il pack, vabbè, della linea bebè, vedete? Anche questo è un prodotto certificato, pensato per viso, e capelli e corpo, chiaramente io lo utilizzo solo come mousse sul viso. Allora, anche questo è un prodotto molto 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 lenitivo, contiene al secondo posto dopo l'acqua estratto di melissa e al terzo posto c'è il miele, veramente super super delicato. Contiene tutta una serie di ingredienti di origine naturale e anche il miele che viene utilizzato è miele biologico. Ha il 20% di idrolato di melissa che, come sapete, ha un'azione lenitiva e calmante sulla pelle. Vi faccio vedere la consistenza della mousse, anche questa molto molto piacevole. Anche questa ne basta pochissima. Un solo pump ci fate felicemente tutto il viso. Eccola qua, è molto soffice come tipo di mousse.
Guardate, è morbidissima. La profumazione è molto neutra, così come anche quella dello struccante. Non è forse il punto forte, diciamo, di questi prodotti. Non mi fa proprio proprio impazzire, però diciamo che è abbastanza neutra e delicata, quindi né è wow né disturba. Sta lì, diciamo, è appena percettibile. Ma anche questa, ripeto, una mousse super delicata. Peraltro è bella grande perché sono 150 ml di prodotto, quindi durerà anche questa 3 vite e mezzo. Lui la sera, lei la mattina, detersione a posto. Terzo prodotto, crema, stessa marca, sempre Ballot Fleurens, crème de la Picultrice. Eccola qua. Specificamente pensata per pelle sensibile, lo dice qui, anch'essa a base di miele di castagno, e propoli bianca. Mi trovo alla grande con la combo di questi prodotti a base di miele e propoli. Davvero, avrei quasi voluto farvi vedere la pelle prima, anche se, ripeto, non ero dell'umore giusto per fare questa cosa, per farvi vedere la differenza. La pelle è rinata, anche questa è una crema super super delicata, è da 30 ml, questa è un po' piccina, ha ben 18 mesi di pavo, pensate un po', ma ne basta pochissima. Vi faccio vedere anche di questa qui la consistenza, ne applico giusto una puntina per farvi vedere, e guardate, si stende molto bene, non fascia bianca, non è unta assolutamente, né tantomeno appiccicosa sul viso nella maniera più assoluta, si è già asciugata, ma è molto idratante. Sentite proprio all'istante la pelle del viso idratata. Io a volte la utilizzo anche da sola senza mettere il siero sotto, a volte ci abbino un siero. Fantastica, veramente fantastica anche questa. Contiene succo di foglie di aloe al 40%. Infuso di fiori di calendula al 20%, propoli bianca 7%, miele di castagno 6%, tutti ingredienti di origine naturale, coltivati biologicamente. Una crema veramente fantastica, anche questa. È una pelle ipoallergenica, pensata appunto per pelli sensibili che non sopportano sostanze irritanti, aggressive, profumazioni, prodotti a base d'alcol. È una crema veramente ottima. Ripeto, ci tenevo a farvi questo video su questi tre prodotti perché per me hanno fatto veramente la differenza. Se qualcuna di voi ha una problematica simile alla mia e vuole provarli, io non posso che dirvi bene di questi prodotti. Fermo restando, però, non mi stanco mai di ripeterlo, che la rosacea in quanto patologia va inquadrata e gestita da un medico, quindi una persona competente, non posso farlo io, non lo può fare un cosmetico, parliamo comunque di coadiuvanti, però ottimi, ottimi coadiuvanti, ripeto, sono tre prodotti che io non posso che straconsigliarvi, ho voluto dedicare un video specifico solo a loro tre. Proprio perché ci tenevo a parlarvene bene, ci tenevo a riportarvi quella che è stata ed è la mia esperienza precedente al loro utilizzo e successiva al loro utilizzo. Se avete domande, qualsiasi genere di domanda che volete lasciarmi qua sotto, lo sapete, io rispondo sempre. Spero di non aver dimenticato nulla. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se vi va, iscrivetevi al mio canale così potete seguire tutti i video. Attivate anche la campanella in modo che vi arrivino le notifiche ad ogni nuovo video. Grazie per aver visto questo video. Spero che vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo se vi va. Ciao!